perché cioè, effettivamente ci sono delle differenze clamorose, ci sono delle differenze incredibili. Io stesso ora sto cercando di metterci il massimo dell'eterosessualità nelle mie parole, sto cercando di parlare in modo grave, lo so, ce la sto mettendo tutta, ma io so benissimo che quando giro per l'Italia quello che sentono le persone mentre parlo è mischeta. Noi ragazzi qua parliamo esattamente così, io sto parlando quello che voi sentite, altre persone che non siete di qua, è pazzasco. E queste ragazze, queste signore che fanno l'amore con noi, meritano un applauso, meritano un applauso. Perché trovare erotico quello che noi diciamo a letto, quando il massimo dell'erotismo che possiamo tirare fuori è uno, due, un ragazzo che sborra. Grazie mille davvero. A Milano abbiamo altri superpoteri, tipo riusciamo ad alzare il prezzo di tutti i posti in cui andiamo. Succede sempre di avere un amico che dice: cazzo, ho trovato questo posticino pazzesco in Salento, cazzo. Cioè, fantastico, mangi con 2 lire, l'estate prossima torno con gli amici. Torna con gli amici, poi ti racconta, figa, manicolato. È il nostro superpotere. Però portando in giro, cioè, io mi sono sempre sentito molto più milanese che italiano, sempre. Finché non sono andato a fare stand-up comedy all'estero. Sono andato in Olanda a fare degli open mic e eravamo comici da tutta Europa e l'unico comico che veniva presentato sottolineando la provenienza era il comico italiano, cioè io. Ero l'unico. Di tutti quanti si diceva lui è turco, lui è scozzese, lui è tedesco. Quando toccava a me, l'MC, quello che presentava, diceva "And now, from Italy, Luca Ravenna". Presente, sono salito e ho detto "Yes, that's a thing we do this all the time because we eat our hands, this is what we do". La seconda sera uguale "And now, Luca Ravenna, from Italy". Ascolta. Quella è appropriazione culturale. Poi non sai farlo, non sai spezzare il polso come si deve, non sai quando serve questa cosa. Quindi smetti di farlo. E poi stai sottolineando in modo... è una microaggressione, posso dirlo? È una cosa razzista. Non si sottolinea la provenienza di una persona. Sarebbe come se io a una serata di stand-up comedy leggessi la lista dei comici che stanno per salire sul palco. Vedo che c'è un ragazzo di origini cinesi. Oh! Sale, hola, sul palco, un ragazzo, non portate mai vostro cane al suo ristorante, perché diventa un laviolo. Non fate mai incidenti con i suoi genitori, perché non hanno documenti. Sale, hola, sul palco, Stefano. Non si fa, è maleducazione, non è una cosa carina. Però in Italia, certo, certo che abbiamo tantissime differenze, certo che abbiamo, e io girandola tanto mi sono reso conto che il problema, secondo me, numero uno in assoluto è l'esagerato voler mostrare virilità da parte degli uomini verso gli altri. Un po' perché mi sento sempre un po' in difficoltà, essendo di Milano. Un po' perché, cioè, questa cosa entra in dei piccoli momenti della vita dove non serve un cazzo. Tipo, ci sono delle regioni dove le persone non sanno offrirti le cose se non in modo minaccioso. Tipo la Calabria. Mi è capitato di finire una serata e trovarmi di fronte a un ragazzo che mi ha detto: ti va una bella pinza con l'anduia? La mischietta dentro di me ha detto: ma è mezzanotte e mezza? Se la mangio mi esplode il buco del culo. Ho provato a spruzzarci sopra un po' di eterosessualità, la risposta mi è uscita sbagliata e gli ho detto: no, grazie, sei bellissimo. Ho guardato e ho detto: queste cose qua si pensano, non si dicono. Un sacco di posti delle cose sono complicate. L'hospitality in Campania, molto particolare. Ho fatto una serata a Castel Volturno, c'è un bivio, Castel Volturno, Casal di Principe. Ok, sono luoghi dei quali abbiamo letto tutti. Era come essere a Euro Disney, però nel mondo di Saviano. Impressionante. L'hospitality era Topolino che diceva: perché stai facendo stasera? No. Chi siete? Ah,
quanto dura sta cosa? Il canotto con le ciabatte. La vedi quella spiaggia là? Sì, la vedo, signor Topolino. È l'ultima cosa che vedi, se non fai ridere. Più calma, più tranquillità. Ma il posto dove sono stato umiliato in modo più brutale è la Sicilia. Sono andato a fare una serata in un posto, questa cosa la dico per il mio puro divertimento, in un posto che si chiama Rosolini. C'è qualcuno di Rosolini? No, perché non esistono. Ci sono solo bambini di 3 anni e vecchi over 80. Ma inspiegabilmente, una settimana all'anno, si fa un festival reggae pieno di persone. Una di quelle cose che vedi dentro la report quando ci sono le intercettazioni. Dobbiamo fare il festival reggae a Rosolini. Inspiegabile, non so questi anziani. Cosa che ne metto io tutto per quella canale? E siamo andati a fare una serata, ho chiesto a un ragazzo che conosco di lì di dirmi 2 parole sulla città e noi siamo tutti orgogliosi della città o del paese da cui veniamo in Italia, da Bolzano a Lampedusa, ovunque, tranne che a Rosolini. Questo ragazzo mi ha detto, allora come dirtelo semplicemente, anni fa abbiamo fatto un referendum per uscire dalla provincia di Siracusa e entrare in quella di Ragusa, ci hanno rifiutati, hanno fatto bene. È un posto di merda, non c'è andare, Luca. Però dovevo andare e ero con 2 amici, 2 colleghi, abbiamo fatto una cosa per cui in Italia ti senti molto giudicato come uomo, cioè abbiamo parcheggiato male perché eravamo sotto lo sguardo di un anziano che ci stava fissando, stava facendo eyes splaining, solo guardandoci. Abbiamo dato un bacetto alla macchina davanti, una stupidata proprio così. Io ho avuto una reazione molto virile, ho abbassato il finestrino, ho detto, scusi, sa di chi è questa macchina? Vorremmo fare subito la constatazione amichevole. No, no, cioè, veramente, non voglio dare fastidio a nessuno. Signore, guardate, ha detto, minchia che accento che c'è. Non lo so, è di un ragazzo del posto, non ti preoccupare. Il ragazzo del posto è un ragazzo che vive la sua vita a una siepe di distanza dalla sua macchina, nascosto sotto la siepe, nell'attesa che dei forestieri gli tocchino la macchina. Io non ho mai visto una persona così siciliana nella mia vita. Tra un esperimento genetico fra Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, se fossero stati una bellissima coppia omosessuale, avessero voluto fare un figlio fra di loro, forse oggi in qualche modo sarebbe uscito questo ragazzo che è sbucato dalla siepe. Guardato e ha detto no. E lui lì ha detto la cosa più virile che abbia mai sentito nella mia vita, indicando la sua macchina, ha detto l'avete toccata, guardate l'arbre magic, balla. Ma che uomo sei, ma sei una cosa incredibile. Porca puttana, cioè questa è vera eterosessualità. Io sono eterosessuale, magari non all'ultimissimo livello, che in Italia si giudica solo in base a un fattore per gli uomini, cioè a quanto forte guidi in macchina. Gli uomini veramente eterosessuali guidano molto forte in macchina e lo fanno per un motivo molto preciso, cioè che hanno un cazzo enorme e devono portarlo in fretta a casa per dargli da mangiare. Se ti ferma la polizia che stavi 70 km sopra il limite, allora che dobbiamo fare? No, scusate, lo faccio, vabbè. Coerenza 1, comicità 2. Allora, che dobbiamo fare? Stai a 70 km sopra il limite? Ho capito, ma hai visto che bestie che c'ho qua? Effettivamente, posso accarezzare. Posso darci un bacetto o morte?